fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo della liturgia odierna ci racconta due miracoli che sembrano essere intrecciati fra loro. Mentre Gesù va a casa di Giairo, uno dei capi della sinagoga, perché la sua figlioletta è gravemente malata, lungo la strada una donna emorroissa gli tocca il mantello e lui si ferma per guarirla. Nel frattempo annunciano che la figlia di Giairo è morta, ma Gesù non si ferma, della fanciulla la prende per mano e la rialza, riportandola in vita. Due miracoli, uno di guarigione e un altro di resurrezione. Queste due guarigioni sono raccontate in un unico episodio. Entrambi avvengono attraverso il contatto fisico. Infatti, la donna tocca il mantello di Gesù e Gesù prende per mano la fanciulla. Per quale motivo è importante questo toccare? Perché queste due donne, una perché ha perdita di sangue e l'altra perché è morta, sono considerate impure e quindi con loro non si può esserci un contatto fisico. Invece Gesù si lascia toccare e non ha paura di toccare. Gesù si lascia toccare e non ha paura di toccare. Prima ancora della guarigione fisica, egli mette in crisi una concezione religiosa sbagliata, secondo cui Dio separa i puri da una parte e gli impuri dall'altra. Invece Dio non fa questa separazione, perché tutti siamo Suoi figli e l'impurità non deriva da cibi, malattie e nemmeno dalla morte, ma l'impurità viene da un cuore impuro. Impariamo questo. Davanti alle sofferenze del corpo e dello spirito, alle ferite dell'anima, alle situazioni che si schiacciano e anche davanti al peccato, Dio non ci tiene a distanza. Dio non ci svergogna di noi. Dio non ci giudica. Al contrario, Egli si avvicina per farsi toccare e per toccarci. Toccare dal tuo dolore e ti tocca per guarire il dolore della vita. Egli ti offre bene i tuoi Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, ora per noi peccatori, ora e nell'ora della morte nostra. Amen. Ancilla Domini. Fiatemi secondo per fortuna. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tua mulieribus e benedetto frutto ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tua mulieribus e benedetto frutto ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gesù. Utilia diciamo provisionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mette un lotto in fondo, che anche annunciante che stifili Tua incarnazione con noi, per passione meglio se ricruccia, a resurrezione e gloria per Tucamo. Per Cristo, Domine di nostro. Amen. Gloria a Padre, Figlio e Spirito Santo. Si poterne, principio, e non vieni sempre, e ti insegue la secolona. Amen. Pro fidelibus de fontis, requiem aeterna dona in somme. Et lux perpetua luce Dei. Requiescant in pace. Amen. Sin nomine Domini benedictum. Et sopra nunc et usque in seculum. Aeterium nostrum in nomine Domini. In felicit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi romani e pellegrini di diversi paesi. Saluto in particolare i bambini del circolo missionario Misina Lusenska di Sochów in Polonia. E i fedeli della California e del Costa Rica. Saluto le suore e figlie della Chiesa che in questi giorni assieme a un gruppo di laici hanno vissuto un pellegrinaggio sui passi sulla loro fondatrice, la venerabile Maria Oliva Bonaldo. E saluto i ragazzi di Gonzaga presso Mantova. Oggi si ricordano i protomartiri romani. Anche noi viviamo in un tempo di martirio, ancor più dei primi secoli. In varie parti del mondo tanti nostri fratelli e sorelle subiscono discriminazione e persecuzione a causa della fede, fecondando così la Chiesa. Altri poi affrontano un martirio a guanti bianchi. Sosteniamoli con la nostra preghiera e lasciamoci ispirare dalla loro testimonianza di amore per Cristo. In questo ultimo giorno di giugno imploriamo il Sacro Cuore di Gesù di toccare i cuori di quanto vogliono la guerra perché si convertano a progetti di dialogo e di pace. Fratelli e sorelle, non dimentichiamo la martoriata Ucraina, Palestina. Vi auguro buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Grazie. ¿Dónde estamos? ¡En el Vaticano! ¡Qué viva México! ¡México! 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 ¡México!